Io non farò alcun riferimento alle leggende, non ho la competenza per farlo, quindi dopo quello che abbiamo sentito facciamo un breve sulla IEM, io mi occupo di popolazione e alimentazione. Formidabile, da 7 a 27, 20 miliardi di differenza.
particolare i giovani che sono stati evocati prima, invocheranno, non è abbiamo già seguito buona parte di questa cosa. Ma l'ipotesi più probabile è quella della curva blu, cioè di una valutazione media della fecondità che porterebbe a circa 11 miliardi di abitanti sulla faccia della Terra e una stabilizzazione, come si vede abbastanza chiaramente, già dal 2070 al 2075. Ora immagino che molti di voi si chiederanno ma che senso hanno, che valore hanno proiezioni fino al 2070 o addirittura fino al 2100. Avete ragione, un bel po' di incertezza c'è, d'altra parte le quattro curve dimostrano che c'è incertezza, però hanno anche il grande vantaggio di dire cosa succederebbe se il percorso della fecondità fosse quello o quell'altro, e quindi già questo ha una grande portata. E l'altra considerazione che volevo sottolineare è che noi demografi passiamo la nostra valutazione sulle generazioni, quindi generazioni dei nonni, dei genitori, dei figli, e la distanza tra una generazione e l'altra è di circa 30 anni, e quindi le nostre proiezioni vanno molto avanti nel tempo, proprio perché il nostro passo è quello della generazione. Comunque, resta il fatto che noi abbiamo questi scenari, quindi dal punto di vista politico dovremmo spingere perché si abbia la variante media, che significa in media due figli per coppia, perché i figli per coppia sostituiscono i due genitori e quindi assicurano una crescita zero della popolazione. Ora, la straordinaria crescita della popolazione si accompagna a una sua non minore trasformazione strutturale e territoriale. Moltissimi adulti nei paesi sviluppati, moltissimi adulti nei paesi arretrati. Chiedo scusa, sì, è stato un errore di digitazione, la frase corretta è pochi adulti nei paesi sviluppati, moltissimi adulti nei paesi arretrati. La curva rossa rappresenta nei vari ambiti territoriali la popolazione in età lavorativa, la curva blu rappresenta la popolazione in età 65-79 anni e la curva violetta la popolazione con più di 80 anni. Ora, la necessità di mettere tutto in un grafico schiaccia molto la crescita della popolazione con 80 anni e più, ma nei paesi sviluppati è di gran lunga il segmento di popolazione che cresce più in fretta, di gran lunga. Io spero di trovarmi a pieno di questa crescita e credo anche molto come condivideranno questo mio auspicio. Ma resta il fatto che il problema più grosso è nel pannello inferiore, è la curva rossa della popolazione in età lavorativa dei paesi meno sviluppati. Questo significa una domanda fortissima, tanto di cibo e poi anche e soprattutto di lavoro, e questa domanda formidabile e crescente in maniera così netta di lavoro è secondo me e secondo molti il punto più difficile da affrontare e da gestire. Per quanto riguarda la popolazione italiana, questa è la situazione, quella che avete sott'occhio, la curva rossa della popolazione lavorativa ed è abbastanza intensamente decrescente da questo momento in poi, e vorrei attirare la vostra attenzione sulla curva gialla che sono i ragazzi.
ragazzi con meno di 20 anni che vanno a chiedere sotto alla popolazione con 65-79 anni. Cioè noi avremo una popolazione in cui le persone con un'età tra i 65 e gli 80 anni saranno di più dei ragazzi, di tutti i ragazzi con meno di 20 anni. Sapremo gestire questa situazione? Comunque nel lungo periodo, per il fatto che noi abbiamo un controllo sempre più efficace di incendi contro la morte per foce e un controllo sempre più efficace e vincente contro le nascite indesiderate, tutto si dovrebbe uniformare nel tempo. E ho fatto due esempi, quello della Cina e dell'Italia, e guardate come era diversa la situazione al 1950 tra Italia e Cina, e come invece la struttura sia del tutto simile, potrebbe essere del tutto simile intorno al 2100. La verità è che poi, vi dicevo, noi abbiamo un controllo sempre più efficace contro la morte precoce e quindi allungare la vita, un controllo sempre più efficace contro le nascite indesiderate, quindi restringiamo la base della nostra piramide e le piramidi hanno una forma del tutto simile in Cina e in Italia. Ora, quindi, noi abbiamo visto che una caratteristica dell'evoluzione demografica sarà questo fortissimo invecchiamento della popolazione in tutti i paesi del mondo, in tutti i paesi del mondo, e una femminilizzazione, perché l'uomo è calcio per uno degli uomini, quindi più si aumenta la durata media della vita e più aumenta c'è che si pare il numero di donne. E quindi noi abbiamo questo fabbisogno calorico per stessa età, quindi un fabbisogno calorico fortemente decrescente con l'età e nelle donne, come sappiamo bene, inferiore a quello degli uomini. Quindi la dinamica demografica di per sé dovrebbe comportare, ceteris paribus, una riduzione del fabbisogno calorico, soprattutto nelle nostre popolazioni. Quindi saltiamo un po' perché se no. Quindi abbiamo visto struttura molto più anziani e vecchi, molto più donne, e vediamo la geografia anche di questa crescita demografica. Forse devo guardare la tabellina sotto, la popolazione africana tra il 2010 e il 2050 dovrebbe raddoppiare, 1,2 miliardi di persone nei prossimi 35 anni, e ormai per noi 35 anni è una sola generazione o poco più, e perciò queste proiezioni sono del tutto affidabili. L'Europa dovrebbe diminuire, quindi incremento fortissimo dell'Africa, e quindi è l'Africa, in particolare quella subsahariana, a presentare la crescita più veloce, quindi le esigenze più forti e quindi i problemi più intensi. E questa invece è la geografia questa era la geografia della popolazione, questa è la geografia della produzione alimentare, e la produzione alimentare è cresciuta molto intensamente, come sappiamo bene, in Asia, soprattutto in Cina e poi anche in India, e invece relativamente poco nell'Africa subsahariana, che invece ha il fabbisogno più forte. Ma è cresciuto molto anche
contesto urbano rurale della sua produzione. Certamente è fantastica l'osservazione del pannello di sopra che nel 2010 circa, per la prima volta nella storia dell'umanità, la popolazione urbana, urba blu, ha superato la popolazione rurale e quindi tutto l'assetto del rapporto tra uomo e ambiente, tra uomo e alimentazione, tra uomo e coltivazione dei terreni, evidentemente è tutto in veloce e intensissima evoluzione. Il numero della popolazione delle mega metropoli con più di 10 milioni di abitanti è una crescita fortissima. Questa grandissima crescita della popolazione urbana e la dieta tipica delle parti del mondo, che è rimasta relativamente stabile per millenni, si è trasformata nel tempo relativamente brevi, tra l'altro per l'urbanizzazione e la industrializzazione della popolazione. In generale, la transizione verso la dieta moderna ha comportato un declino del consumo medio di carboidrati e dei legumi, mentre la domanda della produzione globale di carne è triplicata negli ultimi 40 anni del XX secolo. E con l'urbanizzazione, da un lato, diminuiscono notevolmente i fattori calorici legati all'attività lavorativa e dall'altro cambiano sensibilmente i consumi sia per l'aumento del reddito pro capite sia per i mutamenti qualitativi della dieta legati anche alla forte crescita di istruzione. Il consumo di carne è fortemente crescente, nonostante la limitazione dei musulmani per la carne di maiale e degli indù per quella di manzo. Ora, i cambiamenti nei modelli e nei consumi alimentari legati al contesto di urbanizzazione sono impressionanti. Non esistono studi precisi, ma basta un breve riferimento alla situazione cinese per comprendere tutta la realtà. Con l'avvio dello sviluppo economico, il rapporto tra consumo urbano e rurale è passato da 2,3 volte nel 1905 fino a superare le 3,5 volte nel 2000. Ora, il caso della Cina e i modelli di consumo delle aree urbane hanno messo in evidenza una maggiore richiesta di alimenti vegetali e oltre a misura, così come i prodotti ittici provenienti dall'acquacoltura che caratterizza in modo particolare la dieta proteica delle famiglie. Contemporaneamente la povertà nel mondo è in netto declino, ma per ora non nell'Africa subsahariana, il che eccetto di stipare aumenta la domanda, fa aumentare la domanda di cibo. Alla luce di tutti questi dati, è evidente che lo sviluppo del sistema agroalimentare mondiale diventa ormai parte integrante dello sviluppo economico e sociale complessivo, anche per le strette relazioni con i problemi demografici e lo sviluppo delle aree urbane. L'altra grande sfida è quella di noto, in particolare all'uditorio che sta in questa sala, è l'uso dell'acqua, che è un'altra fonte di preoccupazione e di tensione sui mercati determinata dalla concorrenza nell'uso delle risorse idriche, che influiscono direttamente sulle potenzialità produttive dell'agricoltura su molti paesi del mondo. A livello mondiale, secondo le stime della FAO, l'utilizzazione dell'acqua è stata il 70% in agricoltura, il 20% in produzione industriale e il 10% delle prezzi domestici. E quindi la disponibilità di acqua diventa uno dei punti, una chiave di volta per la gestione del sistema agroalimentare. Ora, c'è stato effettivamente quello che ho definito un miracolo negli ultimi 70 anni. A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, la popolazione mondiale è cresciuta di circa 4,8 miliardi di persone in 70 anni. E cioè in
miliardi in più ogni 13-14 anni. E purtuttavia la produzione agroalimentare è stata sostanzialmente in grado di sostentare una popolazione così intensamente e velocemente crescente. Abbiamo evitato, abbiamo saputo evitare, la trappola malthusiana che immaginava che si morisse in gran parte di fame. Ora, 4,8 miliardi in 70 anni è davvero una crescita impressionante, strepitosa, e perciò parlo di miracolo. Però un miracolo è molto però, intanto questa per esempio la resa del mais in Italia, 150 anni, da noi puntali per ettaro a 100 puntali per ettaro, è davvero impressionante la crescita di 4 volte della resa tra il 1961 e il 2011. E quindi il miracolo è quello che ci avete sottolineato, nel senso la produzione di cibo è andata molto più in fretta della produzione, della crescita della popolazione, e quindi è cresciuta la produzione pro capite. Ma il trend decrescente della produzione di popolazione sottonutrita nei paesi in via di sviluppo è stata rovesciata purtroppo proprio negli ultimi anni, cioè questo trend decrescente di proporzione di popolazione sottonutrita si è interrotto negli ultimi anni. E la sicurezza alimentare.
sue varie parti, restano problemi enormi, soprattutto per i paesi agricoli poveri, nelle regioni aride, semiaride, legati in particolare alla questione del domanda di alimenti, di biocombustibili, oltre che ai cambiamenti di clima. Quindi direi che sono tre le variabili fondamentali per il futuro dell'alimentazione della popolazione del mondo, secondo la popolazione stessa, i biocombustibili e i mutamenti climatici. Ora, se quelle sono le tre sfide maggiori, per evitare l'attacco all'antusiasmo, quindi di parlo, dobbiamo considerare almeno 8 elementi che ho provato a mettere giù. Il primo è la stabilità politica dei singoli paesi e della comunità internazionale. Inutile sottolineare quanto importante sia questo elemento, è ben chiaro nella testa. Secondo, me la coesione nome dei paesi in una dimensione regionale. Si può meglio gestire anche politicamente tutto l'insieme delle risorse in un'ottica non ascritticamente domestica, diventa un obiettivo, secondo me, a mio parere, prioritario. Terzo, dobbiamo spingere perché si apra una riduzione della crescita demografica a livello globale, regionale e locale. Ricordo quei grafici in cui possiamo invocare dalle strade, sarebbe auspicabile invocare una strada di crescita molto più stazionaria. Quarto, l'impiego di nuove tecnologie in agricoltura e non solo. La sua parte più bella di oggi sull'OGM è proprio riflette anche questo punto di impiego di nuove tecnologie. Quinto, l'aumento degli investimenti soprattutto nei paesi più poveri, che consiste anche nelle acquisizioni di terre nei paesi in via di sviluppo, purché non sia spoliazione. Mi pare che questo sia un rischio grosso. D'altra parte succedeva e succede che la Cina abbia poco meno del 20% della popolazione mondiale, abbia il 10% di terre arabili e quindi la caccia della Cina a terreni in altre parti del mondo era da prevedere. Adesso non possiamo affrontare questo tema, mi pare che l'espressione che ho usato è un fatto positivo, purché sottolineo non ci sia spoliazione. Il sesto fattore è la globalizzazione del sistema agroalimentare di produzione di scambi. Abbiamo visto come gli scambi agroalimentari siano fortemente presenti nel mondo, però anche qui ci sono dei rischi grossi legati alle multinazionali che impongono molto spesso impongono il loro volere e il loro diktat. Settimo fattore, la crescita del commercio mondiale agroalimentare e ottavo, la riduzione degli sprechi, che questo vale soprattutto per noi paesi sviluppati. Dicevo che tutti questi elementi sono positive condizioni di base che vanno continuamente ricercate per evitare e fortemente limitare in futuro la trappola malissima. La sfida, come ho cercato di mostrare, è veramente complessa e soprattutto complessa sul piano politico, e bisogna vedere se avremo la capacità di gestire politicamente la complessità del problema. Ovviamente io che sono per la gestione politica positiva del problema, è quello che auspico, vi ringrazio.